casa Giallochino Decathlon. Bella boys, siamo qui oggi a Decathlon, andiamo a comprare uno skate e vediamo quanti trick riusciamo a farci. 44 euro questo però. Eh sì, è minuscolo. Però quello costa meno. O sono mezza pioggia. Mezzo questo. Sì, ho capito bro, costa 90 euro. 90 euro ci compri lo skate. Guarda, ma guarda il tuo. Ah bro, io i fiori li usavo. Quando ero ragazzino usavo questi track che costano un cazzo, sono una bomba. I fiori, tu li usavi? Sì, certo che li usavo, dai, li prendevo da Eco Shop. Bro, bravo, da Eco, una bomba. Vabbè, quale skate scegliamo? Secondo me tipo una 8, bro, che ci costa un po' meno, tipo questa. 54 euro. La Black Set. Cos'è quella del pizzetta? Ma che è sto coso? Non è male, eh? Sì, questa no. Si cracca tipo al primo volley. Questa fai un flip e è rotta. La prendiamo, dai. Prendiamo questa. Andata. Solo questa. Ma questa è cazzo. La Wox. La cera. Ma c'hanno tutto. C'hanno tutto, zì. Perché pure questa, guarda. Qua c'è la Wox May. Cioè, questa costa 3,99€. È un po' meglio di questa. Costa 2,99€. Cazzo, mi fai. La candela da cinese. Solidi e facili da pulire. Che è. Che abbag sono. Oh, però questa è figo. Oh, avevo cosa di sì. Bellissimo. Beh, pure queste tavole, no? Non so, malissimo. Ma che? Sono a buono. 24 euro. Cioè, con 24 euro ti fai la tavola. Comunque non è male. Non è assolutamente male. Ma che marca è? È Decathlon, sì. Tommy Smuts. È Decathlon, però, cioè, 24 euro. Se è voluto, ma questi penny. Si è voluto un botto, riguardo lo skate. Pure le scarpe, io se non me le passassero, verrei qua. Le Oxelo, 30 euro, secondo me, so. Abbiamo scelto questo, 60 euro, quanto veniva? 54. Vediamo in quanti secondi si cracca. Physics. Questi fa beppe. Andiamo dentro. 54 euro, peggio spesi della mia vita. Siamo arrivati allo skatepark di Cinecittà e ho un regalino per Gianluca che oggi mi aiuterà con le riprese. Una maglietta Send Money. Trovate il link in descrizione per acquistarla. Ora ve la fa vedere. Ah, pure l'adesivo. Calcolo, abbiamo messo un adesivo ogni 4-5 magliette. Quindi l'ha detto stato pure culo. Fortunato. Fortunato. Yeah. Mica spicci qua, eh. Yeah. Magliettina Send Money. Trovate il link in descrizione. Il nostro brand. Per acquistarlo basta andare sul sito e ci mettete un secondo, bomba. Arriva in tutta Italia. Vediamo di aprirlo. Non so come cazzo sta. Spero di riuscirci senza taglierini vari. E vediamo che cazzo di trick facciamo. Oggi c'è pure Giallucone che ci spara qualche trick. Yo guys, bump to bump è un parolone. Bump to bump si cracca subito, però qualche trick. Flip, ci lo fai. Sì, dai. Sì, penso di sì. Sono proprio queste antifurto, antirubaggi. Mi sono tagliato tipo tutto. Ok, il primo ostacolo è elevato. Sta fascetta a me mi preoccupa, lo sai. Gianluca ci è riuscito. Un po' di forza bruta. Squarciato. La pellicola, manca la pellicola. Sì, sì, no, sono terribili. Vabbè, fanno parte del setup. Ragazzi, abbiamo scartocciato. Vediamo questa... se si può fare subito un flip. Subito flip first try. Che è devastante, non c'ha conche in questa tavola. Ah. Ok. Perfect. Primo kickflip done. Done. Vediamo che riusciamo a fare, va. Naturalmente la tavola, dopo che abbiamo finito di fare le riprese, se non si è distrutta totalmente, la regaleremo a qualche ragazzino che viene a skatare senza tavola. Gianluca sta provando la tavola, vediamo se riesce a fare un flip. Oi, nolly flip first try per Gianluca. Questa è già craccata, guarda.
Già rotta. Ma che va meglio? Lo G? Dici tutto a posto? Tutto bene? Bene, bene. Stiamo a fare un video in cui vediamo in quanti minuti si cracca la tavola di Decathlon. Ah, secondo me dura tipo 2-3 giorni. 2-3 giorni? Sì, ma già due, ma ora ci fanno giorni. Tutto quello che è possibile ci fare. No, ci finisce che la cracchi apposta, fra. Sì, ovvio. Che alla fine è la tavola con cui tutti noi abbiamo iniziato. Sì. Uno, due, tre, ma tutti penso in Italia. Sì, io quando... La mia era dorata coi teschi. Quando io iniziai a schedare... La mia era uguale a quella che c'era prima lì, che non so, Gianluca tipo calciato. Quando io ho iniziato a schedare, da Decathlon avevano soltanto una tipologia di tavole che erano molto peggio di queste. Mo, cioè, migliorato un botto, migliorato un botto. L'avevo pagata 30 euro, non ricordo. 30 euro? 30 euro, ma io ci compri, ci bevi un caffè con 30 euro al giorno d'oggi. Guarda, stessa tavola, la stessa. Da quanto la skati? Da pochissimo, veramente poco. Ma è, cioè, decente, si può skatare, una merda, eh? Una merda, soltanto mi hanno consigliato prendi una tavola che costa poco, così la distruggi come te pare e poi quando senti più sicuro vai più su. Hai fatto bene, però io ho iniziato con quella e tutti noi abbiamo iniziato con quella, poi... Quando impari. Sì, anche perché se poi lo stai preso che non ti piace, hai speso più di 100 euro a buffo. Meglio spendere 50 euro e se poi un giorno ti dovessi stancare dello skate. Esatto. A parte non mi sei stanco, mi sto divertendo a cifra. E dai, eh. Anzi, non grippa niente. È lo stesso botto che ho fatto io in flat. Non grippa. Le tre scale e le arette. Prova la tetta. Iniziamo a metterlo alla prova. Inizia a fare un po' di borse, front leap 50-50, vediamo se si cracca. Gianluca ne prova il gap più alto del park, vediamo se la tavola resiste. Boys, la tavola resiste un botto. Resiste, resiste. Per ora resiste. Se vi piacciono, se vi piacciono questi tipologia di video, mettete like, commentate, vero? Sì. Bravo. E appena si cracca la tavola il video finisce, quindi potrebbe finire anche subito. Potrebbe finire a breve. Ragazzi, con questo trick è quotato 9 su 10. Facciamo anche 8 su 10 che si cracchi. I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized. Ok boys, proviamo a skippare la parte bassa della ball e poi magari la parte alta. Vediamo se sta tavola regge. Let's go. Side hood, some hood lines, my nigga doing dope lines. Ok, la parte bassa è resistita, andiamo per la parte alta. Come potete vedere, questa è Ale e l'altezza da flat è questa. 2 metri di altezza. Sarà più o meno 2 metri di altezza. Why you eat bread with avocado? We be trying to dash shells before it landed on tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. Le caviglie si rompono, ma la tavola rimane intatta. Il gommino si è pure messo a posto. Sta giusto a posto che rompe se. Shining like a real anthem. Charlie saw my wallet, now she think I think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never.
raga, cioè non c'è cosa che si può fare con questa tavola. Io si riesco a fare un flipping di lava. Like, oh! Tell them other nips, I'm the nip. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount? You a boy scout, girl, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get charged to shoot. Time to corny, motherfucker, turn this shit off, bro. Ragazzi, che dire? L'aula va. Ci sbuffa tutto, ci sbuffa. Quindi, boys, se volete iniziare, 50 euro di tavola, più che bene. Tutti noi abbiamo iniziato con una tavola del genere. Ha qualche difetto, ma appena magari poi è diventato un po' più forte potete cambiarla. Quindi che dire, la tavola ha resistito, la regaleremo a qualche ragazzino oggi qua al park. Ci vediamo al prossimo video, bella boys.